Buonasera, vi do il benvenuto alla libreria pagina 18, come faccio sempre. Vi presento, tutti voi lo conoscete o quasi tutti lo conoscete, Giuseppe Nigro, che questa sera avrebbe dovuto interloquire con Mario Martelli nella presentazione dell'ultimo libro, appunto, di Claudio. Purtroppo oggi stavo per andare a prenderlo in aeroporto perché doveva arrivare intorno alle 4, ma mi è arrivata una telefonata dalla sua segretaria che purtroppo, andando in aeroporto, ha avuto un incidente stradale. Al di là dei danni alla vettura, sembra che abbia una spalla lussata e quindi è evidente che è impossibilitato a partecipare a questa serata. Mi auguro che ci sia una prossima occasione, io credo che sarà assolutamente disponibile, ma su suggerimento anche di Giuseppe, per rispetto alle persone che erano state invitate, abbiamo deciso di presentare ugualmente il libro. Claudio Martelli ci ha fatto pervenire comunque direttamente dal pronto soccorso un messaggio che adesso Beppe vi leggerà. Io mi auguro che, nonostante l'assenza importante, ci sia l'interesse per l'opera di Claudio, che inviteremo per la prossima volta. Grazie a tutti. Grazie Giulio. Intanto, in premessa, vi leggo il messaggio di Claudio Martelli, che ci dice: carissimi tutti, sono profondamente amareggiato per questo incidente che mi impedisce di essere con voi. Ironia della sorte, sono stato investito da un extracomunitario privo di assicurazione. Bilancio: una spalla lussata e la fiancata dell'auto ammaccata. Avrei voluto ricordare con voi i passaggi salienti della vicenda politica che ci appartiene e discutere ciò che è vivo di quella storia, perciò merita di essere continuato e rinnovato nelle forme e nei modi adeguati e appropriati all'oggi. Spero non manchino occasioni per incontrarci. A tutti un saluto fraterno, Claudio Martelli, a cui non possiamo che fare gli auguri di una pronta guarigione e manifestargli tutta la nostra solidarietà un applauso e simpatia. Io non avevo intenzione di giocare questo ruolo così, come dire, di primo piano, perché non mi competeva. E volevo semplicemente svolgere, come era stato annunciato, la funzione di moderazione, di moderatore, e presentare il libro di Claudio Martelli, che e quindi in questo momento ne intendo, come dire, supplire a questo vuoto che non sono in grado di supplire. Quindi, se a voi fa piacere, diciamo alcune cose, vi posso raccontare le mie impressioni come lettore e come persona coinvolta in una storia politica che si incrocia con quella di Claudio Martelli e dei socialisti italiani, e che ancora oggi, come dire, ritiene che questa cultura politica, questa area politica debba avere un ruolo e debba essere preservato, perché nella dimensione di questo paese, in cui, come dire, c'è una sorta di rassemblamento di tutti intorno ad un unico pensiero politico,
essere eretici, che è la caratteristica dei socialisti, fa bene non solo a noi stessi, ma fa bene ad una società che rischia di appiattirsi troppo in una dimensione omologata. Cosa penso io di questo libro? E inevitabilmente poi c'è il rischio di esprimere giudizi sull'autore e sul protagonista politico. Questo libro è un libro coraggioso, io lo reputo tale. È un libro che credo, se non ho capito male, che ha avuto una gestazione lunghissima, perché Martelli inizia a scriverlo subito dopo gli eventi del 92, e quindi in fondo è una scrittura che ha un valore e una funzione catartica, di liberazione, perché, e non può che essere così, per uno che è stato ministro della Repubblica, che è stato vice segretario del Partito Socialista, quindi del partito storico della sinistra italiana, che ha ricoperto ruoli di primo piano in questo partito insieme a Bettino Craxi e che vede la sua parabola concludersi con quella grande frattura, che è la frattura che avviene tra il 92 e il 94 e che tutti conosciamo con la denominazione Mani Pulite, e che lo vede uscire di scena in maniera drammatica, scrivere questo libro e raccontare la sua autobiografia, perché di fatto è un'autobiografia. È un'autobiografia un po' particolare, perché noi non abbiamo, lo scrittore Claudio Martelli non è solo un uomo politico, è uno scrittore raffinato, è un uomo colto. Il testo racconta in questo libro, in questa autobiografia, che ha più le caratteristiche, come dire, dei memoir, di quel genere letterario che era caro agli uomini colti del Settecento, che raccontavano della loro esperienza di vita, ma erano capaci di grande introspezione, che raccontavano della società e raccontavano e si interrogavano della loro esistenza. Cioè è un libro per molti versi e per molti accenti anche raffinato, ed è un libro che non scade mai nel rancore, perché lo dice nel prologo, la sua intenzione non è quella di vendicarsi di nessuno, non è un libro rancoroso, è un libro che vuole capire, cioè, e vuole parlare, come dice nelle pagine iniziali del libro, alla moltitudine sconosciuta cui è stata rubata la memoria. Noi siamo in un paese in cui la parola socialista per molti anni quasi non la si è potuta più pronunciare e la si è quasi eliminata dal lessico politico, perché ai socialisti sono state attribuite grandissime responsabilità e sono state attribuite quasi tutte le responsabilità della crisi italiana, anche se poi insieme a questa frattura, a quella che uno storico come Luciano Cafagna chiama la grande slavina, crollano tutti i partiti storici, crolla la Democrazia Cristiana, viene eliminata dallo scenario politico, il Partito Socialista, lo stesso Partito Comunista, che ha, come dire, il merito, se così si può dire, l'arguzia di cambiare nome per cambiare pelle e lanciarsi in un'avventura che poi in fondo, se ci pensiamo bene, la deriva della sinistra italiana, perché oggi noi viviamo in un paese in cui gli scenari sono completamente mutati, le regole della politica sono completamente mutate, e quindi questi mutamenti iniziano con quella grande frattura del 92. Il libro, dicevo, è un'autobiografia, continuiamo a parlare del libro, che inizia
con la storia personale di Martelli. Martelli è una personalità particolare perché negli anni 60, quando all'Università Statale di Milano il mondo degli studenti universitari va verso il movimentismo e tutti diventano massimalisti, tutti riscoprono il marxismo classico, Martelli rimane testimone di una tradizione che è la tradizione laica, riformista, mazziniana, risorgimentale. Probabilmente questo gli deriva dal vivere in una famiglia della piccola borghesia milanese che ha nel padre un riferimento nella socialdemocrazia e il fratello che è il suo il fratello maggiore, che è in realtà il maestro politico di Martelli. Martelli aderisce da giovane al Partito Repubblicano. Il fratello maggiore, e insisto su questa idea del fratello maggiore, perché senza voler fare della psicanalisi di basso profilo, cioè nella vicenda umana di Martelli mi sembra di cogliere che ci sia quasi il bisogno costante di un fratello maggiore. Anche la vicenda politica di Martelli è una vicenda, come dire, di affiancamento a un fratello maggiore, e a un fratello maggiore da cui sarà difficile emanciparsi, da cui sarà difficile, come dire, rispetto al quale sarà difficile costruire un'autonoma prospettiva. Dicevo gli anni 60, quando sono approdato io alla facoltà di filosofia, che è l'inizio degli anni 70, Martelli era un ricercatore, era un assistente ad una delle cattedre di filosofia, si era già laureato con Mario Dalprai, aveva approfondito un pensatore francese del 600, della seconda metà del 600, che è Bayle, un ugonotto che della tolleranza aveva fatto la cifra dei suoi studi. Questa tolleranza è uno degli aspetti che caratterizzerà la storia di Martelli, tolleranza politica. E lo vedremo in tutta la sua vicenda politica, che è sì diciamo quella del fratello minore che ha bisogno del fratello maggiore, ma è anche di un uomo politico con una grande autonomia intellettuale, che però sente un fortissimo legame umano esistenziale con questo fratello maggiore. Martelli colui che nel Partito Socialista lancia le battaglie per l'innovazione della cultura socialista. Nel giro di pochi anni, tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80, il socialismo italiano produce un profondo rivolgimento che ha sicuramente nella conferenza di Rimini degli inizi anni 80, quella conferenza che è nota con il titolo, che poi è il titolo del pamphlet che scrive per l'occasione Martelli, che si intitola Il merito e il bisogno. Siamo all'inizio degli anni 80, se voi pensate al dibattito politico di queste settimane, propugnato anche dal Presidente del Consiglio Renzi, questo tema del merito, della meritocrazia, ritornato prepotentemente di attualità e propugnato, il socialismo liberale di Martelli lo coniuga insieme al bisogno, lo ancora fortemente al tema del bisogno.
Martelli quindi prosegue l'ascesa, l'ascesa politica, nel, con la conquista della presidenza del Consiglio da parte di Bettino Craxi, nel secondo governo Craxi, Martelli avrà un ruolo importante come ministro di Grazia e Giustizia. Oggi pochi lo ricordano, perché questa storia che lui dice, questa memoria rubata, invece è una memoria che va coltivata. L'anno scorso, a settembre dell'anno scorso, al convegno degli storici contemporaneisti, i ricercatori più giovani, i trentenni, quelli che non hanno condizionamento e vizio ideologico e che hanno vissuto la frattura del 92 e che hanno preso a studiare le vicende di quegli anni, studiando le fonti e le carte e studiando fonti che non sono solo quelle italiane ma anche quelle europee, hanno studiato, studiando in particolare della storia della vicenda politica del Partito Socialista, due temi: la prima legge sull'emigrazione e le prime leggi di contrasto alla mafia. Sono due meriti grandissimi che vanno ascritti al Partito Socialista, che introduce queste tematiche. Ricordatevi che il 92 è un anno drammatico, è l'anno delle bombe a Firenze da parte della mafia, cioè è l'anno in cui c'è questa fortissima contrapposizione del ministro di Grazia e Giustizia nei confronti della mafia. E la legge sull'immigrazione, che è una legge che è legata alle politiche che il Partito Socialista in quegli anni ha nei confronti del mondo arabo, del mondo del Nord Africa in particolare. In quegli anni, con un'intuizione felice, i socialisti hanno relazioni con tutto questo mondo e cercano di prevenire quella che sarebbe stata poi la grande ondata, e quella grande ondata che ci sta colpendo, cioè il Mare Nostrum, i profughi che arrivano dal Nord Africa, le crisi del Medio Oriente, furono ampiamente previste. E guardate, se uno dei motivi in cui oggi pochissimi ricordano che l'ingresso dell'Italia all'interno di Schengen, che è questo accordo che coinvolge gli stati dell'Unione Europea e rende la libera circolazione dei cittadini, l'Italia entrerà in Schengen dopo l'adesione dei principali paesi, anzi non è che aderirà dopo, fu impedito l'ingresso fin dall'inizio del patto di Schengen all'Italia, proprio perché perseguiva queste politiche nei confronti del Nord Africa, queste politiche che caratterizzavano il piano internazionale della politica del Partito Socialista. Allora, di questa storia, non voglio farla più lunga del dovuto, fu protagonista questo personaggio che insieme poi a tutti gli altri leader del gruppo dirigente socialista, che ebbero delle responsabilità, perché sarebbe assurdo non raccontare una storia rivisitata e nobilitata a posteriori. Ebbero la responsabilità del non comprendere, ma non Claudio Martelli, il resto del gruppo, in particolare Bettino Craxi, di non comprendere che con il 1989 erano cambiate le regole del gioco, ed erano cambiate anche le regole del gioco del rapporto fra i partiti. Nel 1989 in Parlamento il Partito Comunista propone una legge che fa la sanatoria di tutto quello che era stato il finanziamento illecito dei partiti. Non la fa il Partito Comunista, la propone
e viene accettata dal Parlamento dell'epoca. Per cui tutto quello che accade dopo il 1980, cosa vuol dire questo? Che il finanziamento illecito dei partiti fu una delle caratteristiche della prima Repubblica, di cui nessuno si scandalizzava, era un connotato della prima Repubblica, perché era la modalità con cui si faceva funzionare il sistema dei partiti, con in più anche una particolarità, che il Partito Comunista, oltre a partecipare alla spartizione percentuale di quello che accadeva, percepiva anche i soldi del finanziamento che arrivava dall'Unione Sovietica. Dal 1989 al 1992 gli eventi, le derive, il cambio di queste regole del gioco, che non fu compreso che l'Italia non era più un partito di frontiera e che non c'era più, come dire, la tutela di questo sistema da parte dovuto alla guerra fredda. La guerra fredda era finita e quindi salta questo meccanismo. Da allora la vicenda umana e politica di Martelli prende altre vie. Martelli, si interroga sul presente, perché la riflessione su queste vicende ci deve portare a interrogarci, ed è questo, diciamo, la consegna che c'è nelle pagine conclusive del libro, sul presente. La forma che la democrazia sta assumendo nel nostro paese ha risolto i problemi per cui c'è stata la frattura del 92, ha risolto i problemi del debito pubblico, ha risolto i problemi della corruzione, ha risolto le fratture che caratterizzano la storia italiana, la questione del nord è stata risolta. Ebbene, dire che tutti questi problemi siano stati risolti sarebbe dire una cosa non vera. E quindi la storia di chi aveva in quegli anni tentato di affrontare i temi della modernità, perché poi la storia del Partito Socialista di quegli anni è il secondo tentativo di modernizzazione del paese. Il primo era stato quello del centro-sinistra, le riforme del centro-sinistra, il secondo sono le riforme degli anni centrali degli anni Ottanta, con tutte le contraddizioni e le problematicità dell'epoca. È una storia quindi che va conosciuta, è una storia che quindi va approfondita, è una storia che va conservata, è una storia di cui va conosciuta anche la dimensione esistenziale, dicevo all'inizio. Ci sono dei passaggi nel libro di Martelli, quando dice a un certo punto della politica, dice non c'è, anzi dei sentimenti, dice non c'è amore senza uguaglianza, senza uguaglianza non c'è nemmeno politica, almeno politica democratica. Questa è la visione che Claudio Martelli aveva della politica, e poi dice a un certo punto che senza memoria non c'è neanche futuro, e il rischio è che noi andiamo a costruire in questi anni, noi che siamo protagonisti delle vicende del tempo presente, se dimentichiamo queste radici, rischiamo di costruire un futuro che non ci piace. Ci sono tanti interrogativi, ma tante domande su questa vicenda, sicuramente voi avrete voglia di porre domande, non tanto a me, ma a discutere delle nostre vicende, mi permetto di dire, perché a vario titolo, in varia misura, ognuno di noi è stato protagonista, coinvolto,
forse se Claudio Martelli fosse stato qui questa sera gli avrei detto che quando io facevo l'extra parlamentare prima di aderire a posizioni riformiste a me appariva un fratello maggiore borghese snob e molto antipatico. Io credo che i socialisti hanno grandi responsabilità. Diceva qualche giorno fa in un articolo dell'Avanti Online Fabio Fabri, che è stato presidente dei senatori comunisti e ministro della Repubblica, diceva che i socialisti forse sono stati loro stessi a come dire, costruire la corda con cui si sono impiccati, perché oggi la dimensione socialista organizzata è una cosa modesta, non è sicuramente quella degli anni 60, 70, 80 e del dopoguerra. Io credo che nelle parole di Fabio Fabri ci sia sufficiente verità. Oggi sicuramente parlare dell'oggi non vuol dire avere nostalgia del passato, vuol dire cercare di capire come si affrontano i problemi del presente, e quindi credo che questo libro in qualche modo possa aiutare tutti noi a, come dire, a superare alcune delle amarezze del passato e affrontare in maniera consapevole molti dei problemi e delle contraddizioni presenti. Grazie. Penso che non possiamo fare altro che parlare liberamente, non ci sono... Assolutamente, domande? Beppe Nigro, se non fate domande... Una curiosità. Vedi che è col terrore che si continuano le cose. Dunque, il rapporto con Craxi, tra Martelli, il rapporto tra Martelli e Craxi, che mi ricordo... Allora dicevo, il rapporto con Craxi, che inizialmente era diciamo di grande collaborazione, di grande rispetto, forse anche dal fratello maggiore, Craxi. Poi si era molto deteriorato però nell'ultima fase del... È vero o no? Cioè, ecco, questo deterioramento io non l'ho mai capito bene, cioè, mi sono resa conto però dai giornali, anche dalla televisione, che Martelli nei confronti di Craxi non aveva più stima, insomma, non aveva più quella forza, quella sorta di, diciamo, anche di dipendenza, ecco, forse, dipendenza forse è una parola eccessiva, però diciamo non collaboravano più verso la fine, però ricordo bene questa cosa. Sì, certo. Altre domande, così poi risponde a tutti. Comincia a rispondere a te, poi ci pensano le domande. Sì, è così, ma allora noi siamo sempre stati abituati a pensare, cioè noi dico i cittadini, gli spettatori, i telespettatori, siamo sempre stati il modo in cui la stampa e i media hanno rappresentato questo sodalizio, che è un vero sodalizio politico, umano e intellettuale, e anche esistenziale, è un vero sodalizio. Lo dice, però Martelli dice una cosa, che lui ha preso tanto da Craxi, Craxi forse ha preso le cose da lui, ma lui è sempre stato, rivendica la sua autonomia intellettuale rispetto a Craxi, e la rivendica fin dall'inizio. E io sono convinto che sia abbastanza vero questo, nonostante poi è un po' il gioco della politica. In una squadra non tutti hanno le stesse caratteristiche, non tutti hanno le stesse qualità e non tutti hanno gli stessi ruoli. Craxi aveva bisogno di rompere, di lanciare una... credo che il saggio su Proudhon e la nuova gestione di Mondo Operaio, che è la rivista, credo che sia del 1978, credo. E lì inizia la nuova rivisitazione del pensiero socialista, che
mette in mora la cultura del comunismo italiano. Ed è un'operazione su cui il gruppo dirigente socialista si è rotto le ossa. Io adesso non voglio divagare, ma su che cosa si rompe il sodalizio, che all'apparenza sembrava, come dire, inossidabile. Si rompe dopo l'89 al congresso di Bari, quando c'è un intervento da parte di Claudio Martelli sulla necessità del rinnovamento all'interno del Partito Socialista. E il rinnovamento voleva dire proprio prendere le distanze da quelle cose che ho detto prima, dal modello, dagli assetti che avevano i partiti istituzionali dell'epoca. Peraltro, fatemi fare una divagazione, io che qualcosa sulla storia della Resistenza ho studiato e qualche archivio l'ho consultato, cioè l'organizzazione dei partiti e il finanziamento dei partiti da parte di tutti a tutti i partiti incomincia in tempi insospettabili, che è il tempo fra il 43 e il 45. Cioè, quindi i partiti italiani, sono carte di cui posso dare testimonianza e credo che nel mio libro sulla Resistenza qualcosa di questo dico, per cui a un certo momento questa necessità di liberarsi dal finanziamento occulto oppure dal finanziamento derivante dalla grande industria di Stato, cioè l'ENI, cioè Claudio Martelli prende un finanziamento occulto per la campagna elettorale del 1900 da Soma, che era allora presidente dell'ENI, e che lui non dichiara, ed è il motivo per cui viene condannato, è il motivo per cui poi ha una condanna. Per cui, voglio dire, noi viviamo in un paese in cui queste cose, è eretico dirlo, però bisogna dirlo, del finanziamento occulto ai partiti, ne sapeva Pertini e ne sa Giorgio Napolitano, ne sa. Questa è la dimensione della politica. Tant'è che c'è, se voi andate a riascoltare in rete, c'è l'intervento politico di Bettino Craxi nell'aprile del 92 in Parlamento, che è un grande intervento politico, non solo per la retorica e l'oratoria, in cui, indicando, ed era presidente della Camera Napolitano, l'attuale presidente della Repubblica, dice: si alzi in piedi in quest'aula chi non è a conoscenza del finanziamento occulto dei partiti. Ebbene, non ci fu un parlamentare ad alzarsi in piedi in quell'aula. Fu una pessima difesa dal punto di vista giuridico-legale, perché su quella dichiarazione politica i giudici di Mani Pulite ne costruirono la condanna. Per cui incomincia con il congresso di Bari, che credo sia dell'89, proprio in anni, questa differenziazione politica e culturale tra i due, e Bettino Craxi vive questa presa di distanza come una presa di distanza politica e un attentato alla sua leadership. Iniziano lì le frizioni. Bisogna anche ricordare che Bettino Craxi aveva fatto un parricidio per diventare segretario politico. Midas, dove, quando viene defenestrato il vecchio De Martino, che era un buon uomo, era un professore di storia di diritto romano, e che viveva tranquillamente in questa alleanza, sudditanza con il Partito Comunista, che è il ruolo che un socialista, è il ruolo a cui, diciamo, il ruolo che piaceva ai comunisti attribuire ai socialisti. In questo senso i socialisti hanno rappresentato nella storia italiana momenti di rottura e di innovazione, cose che non si sono viste in altre circostanze. Cioè,
ci sono pezzi della storia italiana che si reggono intorno alle grandi riforme. Cioè, allora, la parola riforma è la parola più abusata di questa epoca storica. Riforma vuol dire qualcosa che si, come dire, si incastona dentro le strutture della società e ne produce un cambiamento, un rinnovamento. Grande riforma è la riforma della scuola media del 64, grande riforma è lo statuto dei lavoratori, ancorché oggi possa essere ritenuto non più di attualità, ma sono, io adesso comincio ad avere qualche anno e vado anch'io indietro con la memoria, lo statuto dei lavoratori viene votato nel 1970, proposto dal ministro Brodolini e fa seguito a un grandissimo sciopero generale del novembre del 1969, che forse noi che allora eravamo diciottenni è forse uno dei primi scioperi a cui partecipano i diciottenni dell'epoca. E io ricordo i manifesti, sciopero sindacale, i manifesti dei sindacati dell'epoca, che ricordavano il numero dei licenziamenti per motivi politici. Nessuno ricorda più che alla Fiat c'erano i reparti confino, dove andavano a finire gli operai politicizzati, i sindacalisti. Ora, possiamo dire, lo dice, non lo dico io, tre settimane fa Scafari scrive sul suo fondo della Domenica un articolo che è stato ripreso da qualcuno, ma che è un articolo che fa rabbrividire, perché poi Scalfari è uno di quelli che ha voluto e ha sostenuto l'evoluzione politica in questa chiave di questo paese, e dice che le forme della democrazia stanno venendo meno, e che, lo dice a proposito del PD, lo dice, no? Cioè che questo partito sta producendo un'evoluzione da partito unico, e il partito unico però a me ricorda fasi della nostra storia italiana, dice, nessuno ci impedirà di trovarci qui e di parlare liberamente tra di noi, cioè non è che ci tolgono la libertà individuale, però ci tolgono la libertà di poter essere determinanti nelle scelte, che cioè questa organizzazione della società con quello che gli scienziati della politica definiscono governo multilevel, cioè il governo a vari livelli della società. Cioè, in fondo noi di che cosa stiamo discutendo? Se l'Europa approva o non approva la nostra manovra economico-finanziaria, e i nostri margini di autonomia non è che possiamo permetterci poi di non stare dentro questi meccanismi, perché in un'economia globalizzata, e Martelli capisce queste cose, capisce Schengen, e io ricordo, i giovani ricercatori di storia oggi stanno mettendo a punto che la storia socialista non può essere ridotta ad una storia, come dire, malavitosa, come si è fatto è una storia politica che ha peraltro grandissimi drammi. Certo che Craxi poteva rimanere in Italia, sfidare i giudici, farsi condannare, andare in galera, eccetera eccetera eccetera, ma io che non ho mai, come dire, convenuto sulla tesi che Mani Pulite è stato un complotto, man mano che le carte vengono raschiate, man mano che le questioni vengono studiate, ma non da me, che io sono, posso essere, come dire, idealmente orientato, ma dai giovani ricercatori vengono fuori questioni che sono davvero, ci lasciano pensare. E c'è una parola che io non ho utilizzato stasera, ma che va utilizzata perché ce la dobbiamo ricordare, che è quella del giustizialismo. Noi abbiamo alle spalle 20 anni di scontro che è nato sul tema del giustizialismo,
Io sono felicissimo con un personaggio, una personalità politica che poi crolla miseramente del male che aveva attribuito agli altri, che è Di Pietro, che è fuori dalla scena politica italiana. Ma forse Di Pietro prima o poi ci dovrà spiegare molte cose. Ci dovrà spiegare. Allora, noi abbiamo costruito la tenuta di certi ragionamenti sul giustizialismo, ma il giustizialismo è il venir meno dei principi di libertà su cui si fonda uno Stato democratico, e del giustizialismo qualcuno è stato vittima, insomma, ecco, senza voler assumere atteggiamenti di vittimismo, perché poi alla classe dirigente socialista bisogna chiedere il conto, bisogna chiedere perché non sono stati capaci di tenere, perché il partito non aveva rincalzi per presentare personalità che potessero reggere lo scontro politico. Bisogna chiedere tutte queste cose, ma queste cose che ormai fanno parte della storia, perché oggi l'organizzazione della politica e la lotta politica ha caratteristiche completamente diverse. C'era un mio amico che nel 68 diceva: datemi un microfono e vi cambierò il mondo. Giocavamo, eravamo un po' goliardi, eccetera. Ma oggi basta una televisione, secondo qualcuno, per cambiare il mondo. Se non hai la televisione, non hai gli strumenti dei media, credo che non bastino neppure le mail o gli smartphone e tutte queste cose, cioè, perché oggi la connessione avviene con l'accensione in casa al mattino da parte della stragrande maggioranza dei cittadini della televisione, ed è lì un fortissimo condizionamento, per cui si può dire fare di tutto, smontare di tutto, e il virtuale diventa reale poi in quelle condizioni. Periodo 88-92, l'ultima cosa, la figura di Bobo Craxi nei confronti di Claudio Martelli o viceversa, che tipo di rapporto poteva esserci? Cioè, la sensazione è che comunque Bobo Craxi stesse aumentando non solo nella gerarchia, ma anche nella capacità decisionale dei vertici del partito. Allora, intanto ovviamente per Rosa non condivido del tutto la lettura che tu ne fai del periodo storico, soprattutto la centralità della questione del finanziamento dei partiti in quegli anni. No, non mi serve. No, ma lo sentiamo noi. La centralità della questione del finanziamento pubblico dei partiti, secondo me, andrebbe un attimo ridimensionata rispetto ad altre vicende che condizionarono anche Mani Pulite e condizionarono quel momento storico che oggi noi ci stiamo portando dietro, e ce le stiamo portando dietro per intero, perché se uno pensa a quello che è successo in Emilia Romagna, in cui due candidati del centro-sinistra vengono presentati e tutti e due sono inquisiti per problemi di peculato nell'amministrazione, vuol dire che la questione del rapporto tra sistema politico e impresa, o sistema politico e denaro pubblico, è inquinata al di là del finanziamento dei partiti, e si ripropone oggi, e si sta riproponendo, anzi, secondo me con alcune aggravanti si sta riproponendo oggi, che nella Prima Repubblica non c'era. Nella Prima Repubblica i partiti in qualche modo avevano una relazione col proprio elettorato e determinavano una relazione tra cittadini e politica che era molto più ricca. Oggi è semplicemente, si ripropone un meccanismo per cui il partito non è più l'espressione di un progetto politico, e che su questo in qualche modo chiama alla partecipazione e alla coesione del corpo elettorale intorno a questo progetto politico, ma addirittura è semplicemente un assemblamento di gruppi di potere, di sottogoverno, perché questo sembra oggi, come dire, abbiamo i partiti, una volta c'erano i partiti con le correnti,
e le correnti si determinavano nella Democrazia Cristiana, nel Partito Socialista, ma nello stesso modo anche nel Partito Comunista, in buona parte su dei documenti politici, no? C'era un documento che era un progetto e su questo si costruiva una corrente, anche all'interno del partito. Oggi ci sono le correnti senza il documento politico, senza la piattaforma politica. Quindi è ancora, come dire, è ancora più esplosiva questa situazione. Io credo che, lo dico senza polemica, ma come osservazione, poi saprà senz'altro sviluppare qualcosa su questo, ma io credo che ridurre quel passaggio della chiusura della Prima Repubblica attraverso Mani Pulite e con l'annullamento e l'annichilimento di buona parte della sinistra, ricordiamoci che a Milano gli inquisiti del Partito Comunista furono più o meno gli stessi del Partito Socialista, tutto il gruppo dirigente del Partito Comunista milanese fu inquisito. C'era un vecchio comunista che non era d'accordo. È un bambino libero. Se oggi, voglio dire solamente questo, quel passaggio lì, che fu un passaggio storico, è un passaggio che in realtà denunciava una prima crisi del rapporto tra partiti ed elettorato, tra partiti e società. Ed era una crisi forte. No? Tant'è che poi ne venne fuori un movimento che inizialmente si presentava come antipartito, che era quello della Lega, che si presentava come un antipartito. Oggi questa situazione è ancora più grave. Allora io riprenderei le parole di un socialista, di un grande socialista, Rodolfo Morandi, che diceva: la democrazia non è mai qualcosa di statico, qualcosa di fermo. La democrazia o avanza o esplode in qualche modo, lui diceva, o diventa una democrazia progressiva, nel senso che la partecipazione e gli elementi di democrazia innervano la società, oppure la democrazia regredisce. Io credo che noi siamo ormai abbondantemente in una fase di regressione democratica. Allora il problema è capire come facciamo invece a rendere la nostra democrazia progressiva, cioè quindi come riusciamo ad aumentare gli elementi di partecipazione e di trasparenza nell'amministrazione pubblica, perché questo è un problema che tuttora c'è. C'è la sensazione. Parto dalla questione più semplice. Allora, premesso che io non partecipavo alle vicende milanesi e che pur avendo conosciuto qualcuno di questi leader che più modestamente conoscevo, i socialisti varesini, che avevano questo tratto, che è il tratto caratteristico dei socialisti, che all'epoca, quando un extraparlamentare aderiva al Partito Socialista, entrava in una famiglia e ti manifestavano grande umanità. Che è un tratto umano, esistenziale, politico che raramente io ho trovato in seguito. Per cui ricordo gli Spozio, che a Saronno magari dicono poco, ma i due fratelli Spozio di Luino, uno diventerà senatore tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, e ricordo la signora Spozio che in una cena in Valle Olona, io ero un ragazzo, che ti accoglievano come un figlio, perché entravi in questa dimensione del socialismo umanitario. Sarà un po' una cosa da fiaba, se voi, però secondo me è un valore grande, un valore molto molto significativo, molto importante. Quindi questo, i socialisti milanesi, poi ogni realtà, i socialisti milanesi che conservavano tratti di grandissima umanità, perché a Milano i socialisti sono quelli che hanno inventato le farmacie comunali, sono quelli che hanno inventato il trasporto pubblico, sono quelli che hanno costruito le case popolari, sono questa cosa qui, cioè quest'anno ricorre il centenario della conquista del comune di Milano da parte dei socialisti, cioè il primo sindaco socialista di Milano
Emilio Caldara diventa sindaco nel 1914. Peraltro, dopo lo renderemo pubblico, l'Anna l'ha già letto, che nel 1914 per la prima volta i socialisti, la sinistra dell'epoca, entra in consiglio comunale a Saronno, che con dei personaggi, erano operai delle fabbriche. Quindi il figlio di Craxi, come tutti i figli di una grande personalità, aveva il problema di trovarsi un ruolo autonomo e di costruirsi le provviste per fare la campagna elettorale a Milano, e sicuramente avrebbe avuto, se nel 1992 Chiesa, si chiamava così, no? Quello che fu definito il Mariuolo da Craxi, se non fosse stato scoperto in quella vicenda deplorevole, sgradevolissima, insomma, perché c'erano le tangenti al Pio Albergo Triunfo, avrebbe avuto i soldi per fare una bella campagna elettorale, sicuramente avrebbe avuto un ruolo politico amministrativo nella città. Questo è quello che so dirti. Cercava una sua strada autonoma. Peraltro Vittorio Craxi, detto Bobo, è una persona squisita, cioè io ho avuto occasione, persona squisita, sofferente, perché non si può che essere così, perché fatemi tornare per un attimo alla questione del giustizialismo. Nel 92 furono decimati i capi politici con l'uso violento della legge. Questa è la cosa che non va bene di quella storia lì. Cioè, che è una cosa di cui facciamo... Io dico che per fortuna oggi il PD assolve i suoi candidati e dice fino a quando il terzo grado di giudizio non... Perché quello che non va bene in questo paese è l'uso violento della legge, perché vuol dire che c'è uno dei tre poteri, che prevale e sopravanza sull'altro. E allora lo Stato liberale e democratico, perché la tripartizione dei poteri nasce con lo Stato liberale, vuol dire che è quella che ha innervato la democrazia, vuol dire che uno dei tre prevale sull'altro, che è quello che è accaduto tra il 92, cioè l'uso violento della legge. Cioè Mani Pulite, i numeri di Mani Pulite, di cui noi non ci ricordiamo, sono 30.000 quelli messi sotto accusa. Ci sono 60 suicidi, 60. Cioè, voglio dire, è un uso violento della legge, cioè è una storia che non fa onore alla storia democratica del nostro paese, che non vuol dire che non bisogna perseguire chi ha comportamenti illeciti, non fraintendetemi. Io non sto mica dicendo questo, cioè, solo per la dirittura morale fino in fondo, ma è l'uso strumentale della legge che ha prodotto questo. Per cui i temi che ha posto Dario sono tanti temi insieme, che sono complicati, bisognerebbe sviscerarne uno per uno. Allora, oggi i partiti non esistono più, innanzitutto. Arriviamo a questa conclusione. E ci stiamo omologando a quelle che qualcuno definisce democrazie mature. Io non lo so, cioè negli altri paesi i partiti hanno forme diverse, ma esistono. Intanto non hanno cambiato nome in continuazione. Non hanno cambiato nome. E questo qualcosa vorrà dire che in Francia c'è il Partito Socialista, c'è la destra, c'è... in Germania c'è i socialdemocratici e così via. Qualcosa vorrò dire, almeno nell'immaginario collettivo si conserva che quelle idealità che Bobbio, no, cos'è la destra e cos'è la sinistra. Poi c'è anche la canzoncina di Giorgio Gaber che dice cos'è destra e sfotte, prende in giro e ha tante ragioni, demistifica, eccetera, eccetera, perché voleva demistificare,
ma non è che non c'è la differenza, eh? E la differenza è lo spartiacque, secondo me, è quello che dice Bob, cioè è l'uguaglianza. Perché poi lo dice anche Pertini, cioè la giustizia sociale senza uguaglianza, che poi vuol dire anche un po' di giustizia economica, no? E quindi quando in un paese si fa finta che, non so, cioè, quello che è accaduto negli ultimi 30-40 anni, cioè ha prodotto una forbice enorme nella distribuzione della ricchezza, per cui, allora, è una società, cioè quello che penso io, la nostra è una società corrotta, questo è quello che sta accadendo in Italia, è corrotta nella politica, ovviamente quando dico questo non dico che tutti sono corrotti, dico che è una società corrotta nella, non ho detto che tutti sono corrotti, è corrotta nella politica e bisognerebbe capire che senso attribuire alla politica e che senso attribuire al mestiere del politico. Martelli parla di queste questioni qua. Fare politica è un mestiere? Forse è bene avere un mestiere per fare politica, dico io, o aver avuto un mestiere, o essersi appassionati a un mestiere e portare dentro la politica e poi magari ritornare al mestiere. La sinistra, con un grande personaggio che è Mario Tronti, così facciamo le citazioni di tutti, ha addirittura prodotto riviste che si chiamavano L'autonomia del politico. E in Italia noi abbiamo avuto rappresentanti che hanno rappresentato, cioè Massimo D'Alema è stato il massimo dell'autonomia del politico. E sull'autonomia del politico oggi, non so, è una sorta di nemesi storica, c'è la vendetta della storia nei suoi confronti, lo butta fuori dalla politica, lo butta fuori. Allora, c'è la corruzione nella politica, certo che c'è la corruzione nel sistema produttivo, c'è la corruzione perfino nella Chiesa, dico uno dei temi del dibattito pubblico dominante oggi è la corruzione nella Chiesa. Quindi, allora, c'è un libro che a me piace, che si intitola Regole, di due studiosi anglosassoni, i quali fanno un ragionamento sulle regole in Italia, il perché le regole non vengono perseguite, eccetera, eccetera. Allora, facciamo almeno gli anglosassoni, cioè a dire che se utilizziamo al meglio le regole, che vuol dire un po' meno corruzione, produciamo degli effetti positivi. Oggi la corruzione sta producendo danni enormi all'economia. Beh, insomma, cioè, non c'è bisogno di fare riferimenti molto lontani. Quello che sta accadendo a Expo è sotto i nostri occhi. Non vedo però come poi possa essere, a me è sembrato da parte l'intervento precedente, l'impatto un po' troppo non riguarda lei, però assolutorio nel confronto del sistema di finanziamento illecito dei partiti nella Prima Repubblica, che chiaramente esisteva, riguardava tutti, però era anche detto che era disfunzionale. Assolutamente sì, certo. Questo va detto, perché riguardava sì tutti, anche se poi forse il Partito Socialista a un certo punto ha, diciamo tra virgolette così, esagerato, perché si trova fra due grandi fuochi, cioè fra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, e aveva bisogno di trovare dello spazio, così come Fanfani negli anni 60 aveva creato tutto il sistema delle partecipazioni statali a quella Democrazia Cristiana per autonomizzarsi dal Vaticano, dalla Chiesa Cattolica, utilizzava i fondi di questo sistema, così il Partito Socialista, un po' a tutti i livelli, almeno io così ho letto, poi no, chiaramente non ero nemmeno nato, quindi non posso sapere, sono nato nell'89, che è così un anno appunto simbolico, però sicuramente il Partito Socialista ha avuto un ruolo particolare, perché comunque c'era anche un di più magari anche di arroganza in quegli anni 80, per certi versi, magari non tutti per carità, però cioè, se la sensazione è stata così, cioè, chiaramente Mani Pulite forse ha dato una rappresentazione un po' esagerata, però questa rappresentazione evidentemente Mani Pulite stessa si è innestata su una
su un'idea che forse c'era già un po' del Partito Socialista, che appunto era un po' negli anni 80 diventato un po' pervasivo ovunque. Quindi non c'è, cioè, giustamente si dice la società italiana è corrotta, però questo è disfunzionale oggi, ed è corrotta a livello di politica, a livello di aziende, perché poi chiaramente, cioè, la corruzione ha due lati, cioè c'è chiaramente il politico che, o il funzionario che viene corrotto, ma c'è anche l'azienda che molto spesso è contenta di corrompere, perché la corruzione poi mi evita di dovermi confrontare col mercato e con la concorrenza, chiaramente, cioè è uno scambio sostanzialmente. Quindi alla luce di quest'ultima riflessione, che condivido perché è sotto gli occhi di tutti, la corruzione è il principale problema del paese, salvo che poi si parla di altre cose e non si fa niente sulla corruzione, però non, mi sembra un po'... Cioè, mi sembra che di fronte a questa affermazione assolutamente condivisibile, quando si invece alcune affermazioni precedenti, che erano un po', diciamo, assolutorie sul periodo precedente, fossero un po', viene a dire, incoerenti, ecco, non vorrei essere troppo... Cioè, nel senso, non, mi sembrano un po' come se fossero due pesi e due misure, ecco. Ma, io rapidissimamente, dopo c'era Virginia che... Perché è integrabile, magari... Cioè, poi, prima di parlare del periodo 89, volevo tornare anch'io un attimo su quel partito socialista pre-craxiano, che era il Partito Socialista degli anni 70, e che io, come te, come Luigi qui, allora inseriti nell'area della sinistra extraparlamentare, era un partito con il quale ci si confrontava. Come ci si confrontava con PC. Poi quando c'è stato il riflusso della sinistra extraparlamentare ed era il momento di fare scelte diverse, guarda caso anche noi, ma penso tanti, parlo di me, cioè che sono arrivato a iscrivermi al Partito Socialista, e Luigi che però operava con me, come tanti altri, di fronte a quel bivio abbiamo scelto la collaborazione col Partito Socialista. Perché? Perché alla fine, quando tutto si era chiuso, contava quasi il socialista dal punto di vista antropologico, non so come dire, che era un tipo diverso, perché a Saronno con loro anche noi avevamo avuto una storia, ci avevano fatto scrivere un articolo incredibile sul giornalino del Paese, c'è Angelo e me lo ricordo, infatti non lo ricordo, Angelo Napoli non c'è, ma tanti altri di allora, così. Queste cose poi, quando c'è il flusso, uno se le ricorda, e sono quelle che contano. Sono quelle che contano, ci si avvicina all'area socialista, che è un'area dove non c'è un grande, magari non c'è un grande rigore teorico, non c'è un'analisi scientifica della società, così almeno io non l'avvertivo, però c'era un robusto patrimonio di sentimenti sociali, non so come dire, c'è un'energia da questo punto di vista. A un certo punto, noi stessi, quando si comincia quando arriva quindi il periodo di Craxi, Martelli, lo avvertiamo leggendo sui giornali, però lo avvertiamo nella realtà concreta di ogni giorno, appunto quasi un cambio antropologico all'interno del Partito Socialista, un'osmosi, nuovi arrivi, sezioni che da 10 socialisti gentiluomini, come erano definiti all'interno della popolazione, anche da chi non era socialista, cattolici e così via, nuovi arrivi, da 10 si passa a 100 nell'arco di 6 mesi, tutti riconducibili a certe professioni, tutti poi che finiscono in un certo sbocco, e ora cominciano a capire più che cosa sta succedendo. E sto parlando di prima del 1992, quindi esperienze che poi si verificavano, si diceva, si parlava con altri, qualcosa nella cantina del Partito Socialista, cioè nella sala magna, nel profondo si trasformava. In alto era il riformismo, era davvero una visione anche suggestiva dal punto di vista dell'innovazione, del cambiamento, suggestiva, io mi ero interessato a questa cosa. Sotto vedi che però appoggiava dal punto di vista dell'etica pubblica, dal punto di vista del nuovo, su qualcosa che non era molto buono, sembrava andare dall'altra parte. E ancora oggi io mi chiedo, ecco perché ancora oggi io continuo a chiedermi, rispetto alle cose che tu hai detto, che mi sembra di comprendere, Mastelli ha scritto, quindi
su questa storia alta comunque di quegli anni, no? Come hanno fatto a convivere, cioè, nella classe dirigente, e qui ci sono due ipotesi, cioè o non si avvertiva tutto questa Milano da bere o Saronno da bere, eccetera, eccetera, oppure si avvertivano ed erano un prezzo da pagare, che però poi a un certo punto non è stato più un prezzo, ma è stato il capio attorno al Partito Socialista. Concludo solo dicendo questo, una rottura come quella di Craxi, mutandis mutandis, ogni tanto, forse quando non ci voglio pensare molto, mi sembra che è quella di Renzi nei confronti dei precedenti. E anche lì vedo un nuovo gruppo, anche lì vedo nuovi arrivi, non mi interessa, non sono, potrebbero interessarmi, in una situazione storica completamente diversa, con le partite non ci sono più, eccetera, eccetera. Sarà meglio che stiano attenti, insomma, ecco, perché le evoluzioni possono essere imprevedibili. Ma io non è che ho nulla da aggiungere rispetto a quello che avete detto voi, cioè, assolutamente vero quello che dite, però io non credo di aver, cioè, dato l'impressione di aver fatto una soluzione del sistema della Prima Repubblica. No, non del sistema, quanto del, cioè, alla fin fine, il Partito Socialista per tanti anni ha avuto di una fama molto peggiore di quella che meritava sostanzialmente, anche perché è stato un po' il capo espiatore delle mani pulite, ma anche perché Craxi, con quel famoso discorso, si è tirato un po' la zappa su, cioè, vuol dire, si è praticamente eretto lui a leader del sistema partitico, quando poi in realtà potevano essere anche altri leader, però lui ha un po' rivendicato questo ruolo. E pertanto poi anche quanto di buono ha fatto il Partito Socialista in 50 anni di Repubblica e ancora prima dalla storia della fine dell'Ottocento è andato a perdersi, come diceva lei, cioè la parola socialista è stata per molti anni una parola inservibile sostanzialmente. Tanto è vero che il Partito Comunista si trasforma in un partito che aderisce al Partito Socialista Europeo, ma evita in qualsiasi modo di chiamarsi Partito Socialista e non vuole farlo né la sua minoranza e né la sua corrente di maggioranza. Si chiama Partito Democratico di Sinistra, Democratico di Sinistra, poi Partito Democratico e così via. Quindi in qualche maniera la soluzione era più, diciamo, verso il Partito Socialista perché è inserito in questo genere di sistema che... Allora io intanto ho usato un'espressione molto forte che Virgilio ha ripreso. Per me, ecco, ma la differenza è su proprio, e secondo me era valido, era chiedersi, e non so se è Martelli, se come viene risolto da Martelli questa strana doppia anima che c'era allora il Partito Socialista, cioè il livello alto e un livello basso. Intanto credo in parte di avertelo detto, cioè che al congresso di Bari nell'89 quando lui lancia il documento per il rinnovamento del partito perde il congresso, cioè non è che esce di scena, però viene marginalizzato, credo di averlo detto, no? Cioè, qua io ho usato un'espressione piuttosto forte, cioè in cui dico che il Partito Socialista ha in fondo costruito la corda con cui si è impiccato, cioè quindi non credo di aver assolto, semmai io e Virginio possiamo essere arrabbiati perché gli anni della nostra gioventù pensavamo delle cose e abbiamo, come dire, speso e investito delle energie per grandi ideali, grandi questioni, grande innovazione, perché poi la cosa che bisogna dire è il tema dell'innovazione, della modernizzazione, cioè il Partito Comunista è un partito conservatore, cioè consentitemi di dirlo, è stato un partito conservatore nella storia della Repubblica, anche se ha fatto grandi lotte sociali, perché ha usato della cultura politica del doppio binario, cioè, ma questo noi poi ce ne siamo accorti con la maturità, diciamo, no? Perché noi da giovani, anzi, eravamo critici con il Partito Comunista perché non era sufficientemente, come dire, rigoroso, sufficientemente, anzi ancora di più massimalista. Ma se passiamo al vaglio della scienza della politica, la storia dei partiti, ne viene fuori che, come fanno gli scienziati della politica, che il 70% delle leggi della Prima Repubblica sono votate dentro le commissioni insieme al Partito Comunista, mentre la responsabilità pubblica di quelle leggi che vengono votate dal Partito Comunista è attribuita al Partito Socialista, cioè, ed è un modo
è una cannibalizzazione dentro la sinistra che porta il Partito Comunista in Italia a diventare il più grande partito comunista dell'Occidente, a togliere elettorato al Partito Socialista. E quando inizia il corso craxiano, che è vero quello che tu dici, dà spazio a personaggi che non avrebbero dovuto avere spazio, perché nel momento in cui il Partito Socialista ha potere e può redistribuire, iniziano meccanismi redistributivi che sono discutibili, è il potere, è il potere, cioè anche oggi sta accadendo esattamente la stessa cosa, perché è il potere. Allora, Claudio Martelli fa una bella riflessione sul potere, cioè in uno dei capitoli, poi uno scopre di avere letture comuni, no? Cioè, parla delle memorie di Adriano, della Jusenar, chi l'ha letto sa che è una, come dire, è una, un personaggio che ha un grandissimo potere, cioè un imperatore di grandissima potenza, ma non usa scopi personali il potere, cioè, allora, è giusta l'osservazione che posso darti del tuo, sì, che facevi, quando il Partito Socialista è un vaso di cocio in mezzo a due vasi di ferro e il gruppo dirigente craxiano milanese fa un ragionamento molto semplice, cioè lancia una sfida e cerca di vincere, la perde, è uno sconfitto, la perde. È il tema delle poste. Per fare politica ci vogliono le poste, ma voi pensate che Renzi ha vinto le primarie soltanto perché è un ragazzo di bella presenza e perché sa affabulare bene dal punto di affabulare, è capace di comunicare? Cioè è una scesa in campo nuova quella di Renzi. Ha prima costruito le poste, cioè ha costruito le riserve economiche dentro una fondazione di cui in questo momento non ricordo il nome. Big Bang. Come si chiama? Big Bang. Sì. Dentro, che gli vengono da banchieri fiorentini e altro, e finanzieri londinesi, e ha costruito le poste. Quando ha costruito le poste, tutto il gruppo dirigente renziano che sta intorno a Renzi oggi è un gruppo dirigente che l'ha aiutato a costruire le poste, cioè la posta economica. Sapete quanto costa la campagna elettorale di Renzi per le primarie? Cioè, da qualche parte qualcuno ha fatto i conti e credo che si superi il milione di euro. Allora, cioè, quando si fa la politica conquistare questi ruoli. Ebbene, pensate che Bettino Craxi, questo non sta nel libro di Martelli, perché Martelli non parla di questa vicenda, quando dopo il Midas arriva a Roma, trova le casse del partito con i soldi, credo che ci fossero soldi nelle casse del partito, cioè ha bisogno delle poste, perché poi a Milano, se volete, questo è un aneddoto che io in prima persona ho sentito raccontare, si teorizza della contessa di Castiglione, cioè dice, noi siamo come la contessa di Castiglione. Voi ricordate chi era la contessa di Castiglione? È quella che convince l'imperatore Napoleone III a dare una mano ai piemontesi contro gli austriaci. La contessa di Castiglione è una eroina del risorgimento italiano. Cioè, ma ovviamente usa delle sue grazie per conquistare Napoleone III. Non è che Napoleone III, cioè basta il sorriso della contessa di Castiglione. E allora si diceva, qualcuno diceva all'epoca, se l'Italia avesse perso la seconda guerra di indipendenza e non avesse proseguito nella costruzione dello Stato nazionale,
la contessa di Castiglione, lungi dal diventare una eroina del Risorgimento italiano, sarebbe stata una donna di malaffare. Quindi, non assolutamente lungi da me che dico, cioè, insomma, un po' di mestiere dello storico credo di averlo, e quindi passo i fatti e i libri al vaglio del primo strumento che ti danno quando fai questo lavoro, che è il tema vero o falso, no? Cioè, quindi tutto vero quello che avete detto, e lungi da me l'idea, come dire, di secretare o di, no, di cioè, il problema è che la situazione è completamente cambiata, è completamente evoluta. Gli scienziati della politica oggi classificano qualcosa come 100 democrazie, non una. Non una. Bisogna capire noi se era questa la democrazia che volevamo e se nel presente questa è la democrazia in cui vogliamo stare e il futuro che vogliamo costruirci. Cioè, per cui la storia socialista, secondo me, è la storia di... credo che avrebbe sicuramente rivendicato questo merito, e poi nessun, dice all'inizio, non voglio nessun merito, non ne rivendica, vuole dare solo il contributo affinché ci sia testimonianza di una storia che è quella cruda, quella rude, insomma, che possiamo analizzare, avere nella nostra memoria, ma che è sicuramente anche va ripensata. Cioè, le cose che raccontate voi, che sono i sentimenti che ho provato anch'io, no, cioè, abbiamo storie comuni, cioè siamo antropologicamente molto affini e molto simili. Anch'io sono stato un grande moralista, cioè quando ho visto, io ricordo che ho preso le distanze dal PSI dell'epoca, quando non sopportavo di vedere sui giornali il processo di Teardo in Liguria, i processi dei Biffi Gentili a Torino, no? Sono tutte storie di persone che utilizzavano del loro ruolo politico, del loro ruolo di potere, non in chiave, come dire, di servizio all'uomo, all'umanità. Dice Martelli che lui stesso si è un po' perso e che dopo il 92 ha dovuto, come dire, ritrovarsi. È la politica anche questa. Diceva un esponente socialista, forse non è bello concludere con questo, che è sangue, cioè è linfa vitale, e poi anche merda. Era qualcuno. E guardate che è quello che sta accadendo in questi giorni, è quello che sta accadendo in questi giorni. Allora, a me piace, come dire, partecipare al primo filone di pensiero. Cioè, cercando di star lontano dallo sporco, dal fango, eccetera. Però il fango esiste. Cioè, pensare che ci siano, come si è voluto far credere in questi 20 anni, che da una parte c'erano i virtuosi, il partito dalle mani pulite, e dall'altra c'erano i corrotti, è un falso storico. Io questo mi sento di dirlo, è un falso storico. Bene, io ringrazio Beppe perché... No, ma riprendendo quello che hai detto all'inizio, questo io non mi aspettavo, ti ringraziamo per la tua figura defilata nella discussione. Grazie, e io spero, primo, che leggiate comunque, chi non l'avesse fatto, il libro di Martelli, perché da quello che ho capito ci sono molti spunti. Secondo, riproporremo a Claudio Martelli, appena si è sistemato la spalla, magari di venire a fare una chiacchierata, se non la presentazione del libro, anche perché se stasera abbiamo toccato 3 argomenti in un'ora, la prossima volta ne toccheremo 5 per una settimana, se ci sarà lui. Grazie a tutti. Grazie a te, Giulio.